Se posso aggiungo un particolare sul cosa fare, perché è troppo facile quando un'opposizione ti dice non va bene quello che hai fatto. Io ti dico cosa fare, abbiamo cercato di dirtelo, caro governo, ridurre i passaggi. Nel momento in cui hai una quantità di personale della pubblica amministrazione che passa carta, e questo inevitabilmente costa, la diminuzione dei costi c'è se riduci i passaggi. Semplicemente un cittadino per avere un'autorizzazione non deve impiegare 10 passaggi, ma ne deve impiegare 1, 2, 3. Fine, chiuso. La risposta te la diamo col però... silenzio assenso. No, è prevista una riforma della pubblica amministrazione. Voglio vedere nell'attuazione. No, su questo sto a guardare e ti dico un'attuazione. Il silenzio assenso nella è un punto cardine della riforma. Se continuano ad esistere e qui non vengono toccate le grosse strutture, penso alle strutture burocratiche e ministeriali, tutto quanto ne deriva, a partire dalle prefetture annesse e connesse, le prefetture, il personale resta tale e quale, le funzioni restano tali e quali, non cambia nulla se c'è un prefetto o due. Cui diceva l'onorevole, in caso di contese tra amministrazioni centrali su nulla osta che ci tengo a sottolineare è passato con emendamento della Lega, perché questo è nostro, questo emendamento approvato al Senato.